Ciao, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie di aver registrato al nostro webinar in italiano intitolato Narrazioni a fumetti in Clip Studio Paint con Fabio Ramacci. Prima di cominciare vorrei condividere con voi qualche istruzione riguardo a questo webinar. Questo webinar avrà la durazione di circa un'ora. Tutti i partecipanti saranno muti. La sezione domande e risposte sarà riservata agli ultimi 15 minuti del webinar. I partecipanti possono porre domande in tempo reale nella casella delle domande sulla piattaforma GoToWebinar e per motivi di tempo ovviamente non sarà possibile rispondere a tutte le domande, ma faremo del nostro meglio per rispondere il massimo possibile. Questo webinar verrà registrato. E la registrazione verrà pubblicata nei social media e inviata a tutti gli iscritti e partecipanti per email. I moderatori di questo webinar sono Fai Nias, Robson Ribeiro, Mario Quiñones e Fabio Ramacci, che è il nostro ospite, di oggi. A chi si collega per la prima volta o chi ancora non conosce il Clip Studio Paint, Clip Studio Paint è la vostra soluzione multifunzione per illustrazioni, fumetti, manga e animazioni splendidi e pronti ad essere pubblicati. Per saperne in più, cliccate il link clipstudio.net e graphilix.com. E senza più aspettare, vi lascio con il nostro ospite, l'artista che presenterà questo webinar. Fabio Ramacci, Fabio, benvenuto e grazie. Buonasera a tutti, sono Fabio Ramacci e sono qui come vostro relatore per questo episodio, diciamo, di questa lezione online dedicata alla narrazione del fumetto. Allora, sono Fabio Ramacci, sono un disegnatore di professione ormai da 10 anni e faccio una breve presentazione su chi sono io, così diciamo almeno ci conosciamo un pochetto. Sappiate che io non potrò leggere la chat, semplicemente mi verranno poi poste le domande alla fine tutte insieme, quindi non posso interagire con voi, spero che comunque la lezione possa interessarvi. Allora, io sono un disegnatore, sono qua vicino a Roma, ho pubblicato in Italia per varie testate, Star Comics, Sergio Bonelli Editore, Midian, Double Shot, ho fatto un bel po' di roba in Italia, anche il Cairo Editore. Dopodiché però mi sono spostato verso l'America, dove ho iniziato a lavorare principalmente con i Kickstarter. Questo perché ho intenzione di... mi diverto di più fondamentalmente, perché mi piace di più lavorare con testate indipendenti e sono più libero da certi vincoli editoriali, mettiamolo in questa maniera. Ho pubblicato anche con i Kickstarter parecchia roba, ho fatto un sacco di progetti, almeno quelli che vedo qui con le copertine sono almeno 6, ma credo che me ne stiano sfuggendo almeno un paio, però va bene così. E recentemente poi mi sono trovato a lavorare con uno dei progetti Kickstarter che poi è stato acquistato dalla Scout Comics, e quindi Red Christmas, che è il fumetto stato scritto da Clay Adams, Alexandro Philip, disegnato da me e colorato da Ilaria Chiocca, sarà poi pubblicato in America a partire fra un mese, a partire da dicembre. Proprio un mese esatto perché esce il 5 dicembre, se non erro. Se volete trovarmi un pochetto online, vi è facile, basta cercare Fabio Ramacci su Twitter, Instagram, Artstation. E recentemente mi sono iscritto anche ad una piattaforma per fare delle lezioni online private di fumetto, se siete interessati. Si chiama mentorme.art, basta cercare il mio nome. E questo è quanto per quanto riguarda la mia presentazione. Allora, a questo punto direi di parlare di fumetto. Cosa si tratta? Di cosa parliamo oggi? La narrazione a fumetti è un argomento vastissimo. È ovviamente impossibile cercare di farlo circa nei 45-50 minuti di tempo che abbiamo a disposizione. Io avevo pensato inizialmente di fare una spiegazione abbastanza lunga su cosa sia l'origine della narrazione e come renderla il più facile possibile. Mi sono subito reso conto che è una cosa impraticabile e quindi ho deciso semplicemente di mostrarvi il mio metodo di ragionamento per cercare di farvi capire come comportarsi durante
durante come mi comporto io, almeno quando mi arriva una sceneggiatura e come ragiono per poter impostare una pagina dall'inizio fino alla fine. Allora, in primis, con Clip Studio Paint, utilizzo, avendo la versione X, ovviamente accesso alla possibilità di creare le storie, avendole già organizzate per pagine una a fianco all'altra. In questa maniera mi è abbastanza facile poter vedere subito dove devo intervenire a livello di coppia di tavole, perché quando vado a ragionare sulla narrazione, mi è fondamentale poter osservare anche il flow, come dire, la narrazione appunto da una pagina all'altra. E questo strumento mi è stato incredibilmente utile per poter osservare dalle pagine come sono a fianco una all'altra a livello visuale e a livello di storytelling. Ma come ragiono generalmente? Allora, tendenzialmente io parto da uno script, seguendo lo script io faccio una serie di thumbnail che sono questi schizzi che sono, beh, vogliamo essere chiari, ovviamente ben poco capibili da chiunque altra persona che non sia io stesso, però mi trovo anche a mandare queste cose al mio editor per poterne discutere insieme, ovviamente con una grande spiegazione vocale accompagnata a questa visuale, perché sennò sarebbe impossibile. Questi sono degli storyboard e thumbnail derivanti dal mio ultimo lavoro, The Christmas Space Scout Comics. E in questo momento non vi farò vedere queste tavole, ma mi serve solo per farvi capire qual è la logica. E adesso andiamo a vedere due tavole nello specifico come le costruite. Innanzitutto le tavole sono queste qui di BOW, eccole qui più grandi, e vi metto lo script che ho tradotto dall'inglese in maniera tale che potessimo capirci un po' di più. Allora, praticamente leggendo insieme e cercando di ragionare come costruire una tavola, ragioniamo. La vignetta 1, innanzitutto leggiamo che la pagina ha 5 vignette. Quindi lo spazio che dobbiamo calcolare è tendenzialmente di 5 vignette. Ora io ho un accordo con il mio scrittore, ovvero le vignette possono essere 5 di base nella sua scrittura, ma ho la possibilità, io in accordo con lui, di poter cambiare anche il numero delle vignette se lo ritengo necessario per creare una migliore narrazione. Quindi le vignette sono indicativamente 5. Posso farle diventare 4, 5, 6. In certe occasioni ho addirittura fatto una splash page se ho pensato che fosse la cosa migliore, ovviamente chiedendo prima il permesso e discutendone, creando una sorta di brainstorming con lo scrittore stesso. Quindi adesso so che la sceneggiatura risulterà leggermente confusa perché giustamente non conoscete il fumetto, quindi cercherò di spiegarvi al volo, la leggo molto velocemente e dopodiché vi faccio vedere come ho ragionato per costruirla. Quindi in vignetta 1 abbiamo il gruppo delle protagoniste di questo fumetto, abbreviato in PBOW, quindi sarebbe un gruppo, è un nome di un gruppo di donne, che escono dalla foresta su delle loro moto, stanno scappando in questo momento, sono inseguite da una sorta di mostri, mostri sadomaso, però questo è un discorso molto complicato. Tenete presente che il fumetto è uno stile tipo Ricchi e Morti, pieno di black humor e ambientazioni un po' sull'assurdo, quindi abbiate pazienza con me, purtroppo disegno questa roba ed è molto molto divertente. In vignetta 2 le PBW arrivano a fermarsi alzando un nuvolone di polvere di fronte ad un baratro, vediamo il ponte sospeso già inquadrato nelle tavole precedenti, questo però è il lato opposto rispetto a quello dove si trovano dei personaggi che abbiamo introdotto nel fumetto ma che voi non vedrete in questo webinar. Vignetta 3, inquadriamo due di questo gruppo, che sono 5 se non sbaglio, 6 addirittura, adesso non ricordo bene. Queste due dicono: queste moto non passeranno mai attraverso quel coso, non abbiamo scelta, molliamole qua le moto. Infine, vignetta 4, una delle donne osserva le sue spalle e vediamo gli inseguitori, questi mostri che si stanno avvicinando mentre escono dalla foresta. E vediamo chiaramente anche i rimasugli di un robot di Tesla, che escono questi rimasugli dallo zaino alle spalle del personaggio principale che stiamo osservando adesso, Leslie. Gli occhi di questo robot brillano di un rosso intenso. Infine, in vignetta 5, gli occhi tornano normali. Leslie mette i piedi sul ponte ed incita le altre a muoversi. Questo è quello che ho pensato inizialmente. Ci sono poi anche delle diverse variazioni. Come ragiono quindi? In base a quello che è stato detto precedentemente, nella prima vediamo delle moto che escono dalla foresta. A livello di visuale, la cosa che ho pensato che potesse essere più comoda in realtà era
un qualcosa tipo che portasse la lettura dall'alto verso il basso in maniera che portasse poi la visuale verso il ponte. Quindi inizialmente ho pensato alle moto che andassero in questa direzione, quindi queste qua sono tre schizze di moto che hanno tutte le protagoniste sopra, le moto ognuna ha due persone sopra, tranne questa che dovrebbe averne giusto una, se non ricordo male, è passato ormai un anno da quando ho fatto questo fumetto. E quindi poi portavo l'attenzione, portandola da sopra verso dall'alto verso il basso, la portavo poi sulle moto che arrivavano di fronte al ponte sul baratro. Questa situazione qua in realtà a un certo punto non mi è piaciuta. Perché? Perché non si intuisce che escono dalla foresta. Mancava un senso di narrazione, perché altrimenti la foresta avrebbe dovuto essere qua per creare una sensazione visuale decente. Inoltre l'inquadratura, per quanto potesse essere utile per portare l'attenzione dall'alto verso il basso, aveva il problema di essere poco dinamica, un'inquadratura abbastanza statica. Se fosse stato un fumetto francese, dove la necessità di inquadratura è diversa perché hanno un'altra tipologia di stile, una cosa del genere, inquadrata più da lontano e avendo dato più spazio anche alla foresta dietro, sarebbe stata fattibile, secondo me. Ma essendo questo un fumetto americano e gli americani tendenzialmente vogliono qualcosa di più movimentato, per non dire sempre dinamico, ma comunque qualcosa più di impatto a livello visivo, ho optato poi per un'altra scelta. Infatti, questo è giusto lo sketch iniziale che io feci, ma la tavola finale è abbastanza diversa. Le moto poi arrivano sul ponte e le prime cose che ho pensato a suo tempo era un'inquadratura leggermente dal basso qui che mostrava le persone che uscivano dalle moto e andavano verso il ponte. Poi inquadravamo una persona di spalle e infine, nell'ultima, le donne indicavano il ponte per dire che là non ci passavano e camminavano, iniziavano a incamminarsi. Però non l'ho trovata eccezionale questa tipologia di scelte e quindi poi, andando sulla pagina, con dei disegni un po' più decenti, ho iniziato a muovermi in una direzione diversa. Quindi, per farvi vedere un po' di ragionamento, queste qua sono la divisione in vignette che ho fatto all'inizio, ovviamente più pulita. Lo storyboard è abbastanza sporco per adesso, ma serve comunque, credo, leggermente più chiaro di questo qui a sinistra. Allora, nella prima ancora provo di nuovo a usare quel tentativo di inquadratura leggermente dall'alto, non è più dall'alto forte come era precedentemente, ma ho pensato di portare in questo momento, in questo modo qui, una dimensione più dinamica, creando una sorta di freccia. Il problema è che abbiamo l'attenzione su tutti i protagonisti perfettamente, ma ci interessa l'attenzione sui protagonisti? Perché la domanda che bisogna porsi a un certo punto nel fumetto è che, tutto sommato, questi protagonisti che noi conosciamo li stiamo seguendo da un intero fumetto. In questo momento siamo a pagina 14. Il lettore, dopo ben 14 pagine, già sa come sono fatti i protagonisti. Quindi la domanda a cui dobbiamo iniziare a porci, fra le tante domande che sono necessarie nella lettura di un fumetto, è cosa vogliamo veicolare noi al lettore in questo momento? Ok, cosa vogliamo veicolare? Veicoliamo che loro stanno scappando, veicoliamo che sono di corsa e che dietro c'è una foresta, l'hanno lasciata alle loro spalle e stanno arrivando in un nuovo luogo che non conoscono. Quindi in realtà l'attenzione non dovrebbe essere tanto sui protagonisti, ma più sull'ambiente. Ragionando in questa maniera, ho iniziato a fare altre tipologie di inquadrature, finché non sono arrivato a questa, che per adesso è veramente incasinata da un punto di vista di disegno. Ve la mostro direttamente a matita, che è leggermente più chiara, ma non tantissimo, perché in realtà non feci la matita per questo, perché essendo ambiente non lo mostro, non disegno mai l'ambiente a matita. Facciamo direttamente a china, facciamo prima, scusate. Quindi cosa abbiamo? La versione finale di questa tavola qui. Ok. Di questa prima vignetta, la potete vedere, sono le moto che escono direttamente dalla foresta e addirittura una l'ho messa in primo piano, facendo vedere che stanno correndo su un terreno accidentato, stanno creando ovviamente dei polveroni, perché poi questi polveroni torneranno anche nel resto della tavola, e la foresta dietro è ben visibile. In questa maniera io ho creato tutta quell'attenzione che cercavo all'inizio, nel senso l'ambiente è l'elemento principale, perché
prende tutta la scena della foresta dietro, il davanti è fondamentale con la quinta, con l'utilizzo dei rami, erba, eccetera, eccetera, e pezzi di e sassetti, insomma, mettiamola così. Quindi assurdamente mi trovo anche a tagliare una delle tre moto, perché in fondo appunto le protagoniste le conosciamo già. E quindi la scena diventa descrittiva nonostante sia inquadrata dal basso. Perché dico nonostante? Tendenzialmente le scene descrittive sono quelle inquadrate dall'alto, perché permettono di volare sopra l'inquadratura e osservare bene dall'alto tutta la situazione. In questo caso, per creare l'effetto dinamico, ho scelto esattamente l'opposto, ma con un angolo in modo tale che i protagonisti non avessero tutta questa rilevanza. Continuando sotto, vi mostro direttamente la china anche di questo per una questione di comodità, così capite il ragionamento che ho fatto. Questa è la seconda vignetta alla fine, che come notate in realtà è già molto simile al concetto, solo che qui inizialmente l'avevo visto più dall'alto. So che non si capisce granché da questi sketch, però è inevitabile visto che sono il metodo che uso per lavorare così, quindi abbiate pazienza. E notiamo subito che l'elemento principale qui anche è il ponte, e c'è anche un discorso di inchiostrazione che permette di far capire bene la differenza di piani. Infatti il ponte è con un'inchiostrazione molto più spessa rispetto al resto dell'inquadratura, in maniera tale che sia evidente la sua funzione e la sua importanza al lettore. Quindi lo scopo mio adesso, prima qua era dinamico, ma far vedere la foresta, che stavamo scappando dalla foresta. Qua ho ricreato gli stessi alberi per continuare per creare un senso di continuità e far vedere che comunque le moto si stanno fermando. A tal proposito, la polvere e la terra sollevata aiutano a dare l'idea tipo di una frenata abbastanza brusca. I personaggi mantengono le posizioni che hanno nella vignetta precedente, quindi questa moto rimane a sinistra, questa moto al centro rimane al centro e quest'altra moto rimane qua, sulla destra. E abbiamo creato un'inquadratura che è abbastanza chiara, perché vediamo delle persone che scappano, le persone che arrivano davanti al ponte, e a questo punto ci sono le altre vignette. Le altre vignette qua parlavamo un'inquadratura leggermente da basso dove si vedeva il limite del baratro e iniziava il ponte. Però anche qui ho fatto dei cambiamenti. Proprio perché secondo me la situazione non era chiara da un punto di vista descrittivo. Volevo fare un punto della situazione, volevo rendere più chiara l'inquadratura. Quindi ho pensato di inquadrare proprio dall'alto estremo per far capire che il baratro è profondo. Quindi, andando sulla matita, ci troviamo con un'inquadratura del genere. Ci tengo a far notare qui che una piccola cosa importante è che si possono acquistare dei modelli 3D in generale per poter creare delle situazioni più rapide. Usare reference è sempre utile e soprattutto permette di accelerare il lavoro. E io lo consiglio, se avete tempo, disponibilità e anche fondi economici per acquistare dei modelli 3D, pensateci. Perché in questa maniera mi è stato veramente facile impostare una matita sporca facendo giusto dei tratti al volo per indicare il baratro, indicare così il ponte e poi i personaggi che sono scesi nel frattempo dalle moto. Portando avanti la fine di questa vignetta, vediamo così la china. Quindi notate il passaggio. Inquadratura a basso, inquadratura frontale per indicare l'elemento principale del ponte, dopodiché un'inquadratura dall'alto il cui elemento è prettamente descrittivo, proprio perché nelle vignette precedenti non ho dato grandissimo spazio al posizionamento dei personaggi, che poteva diventare confusionario, ma soprattutto era necessario far capire al lettore che davanti a loro c'era un baratro molto profondo e che l'unica maniera per attraversarlo era mollare le moto e andare a piedi sopra il ponte, che è lo scopo principale di questo script. Nell'inquadratura successiva, di cui mostrerò immediatamente la china, sempre per essere un pochino più veloce, perché abbiamo due tavole da ragionare in questa maniera, vediamo subito uno dei protagonisti, soprattutto che sarebbe in questo caso questa qui centrale, che si guarda leggermente dietro e percepisce che tramite un altro nuvolone di polvere che si stanno avvicinando gli inseguitori. Ora, gli inseguitori qua non sono disegnati in maniera molto chiara, ma con uno scopo, perché c'è una motivazione.
Uno potrebbe pensare, hai poca voglia di lavorare, Fabio. No, la motivazione è che tendenzialmente questa è un po' dovuto all'immaginazione. Nel senso, il lettore prova sempre a riempire con la propria immaginazione ciò che non può vedere ben disegnato e quindi tende ad immaginarselo. L'immaginazione del lettore è lo strumento più potente che un disegnatore ha e quindi certe volte non disegnare degli elementi o solo abbozzarli permette al lettore di infiltrarsi nella storia e di immaginare lui stesso il pericolo che si sta avvicinando. E quindi si crea una situazione tale dove il lettore immagina il pericolo che magari è anche più terrorizzante, più pericoloso proprio di ciò che è in realtà. E quindi un qualcosa di più terrificante, scusate, non mi veniva il termine, adesso mi è arrivato. E quindi lo scopo è quello di creare una sensazione di pericolo imminente, ma non renderlo chiaro. Così il lettore tende ad immedesimarsi maggiormente nella storia. Infine, nell'ultima vignetta, dicevamo, la cosa importante era far vedere le ragazze che attraversavano il ponte. Ora, nello storyboard che fece inizialmente erano loro così, inquadrate di spalle, che indicavano il ponte. In questa inquadratura, alla fine, in realtà, ho deciso di fare in maniera diversa per permettere alle persone, ai protagonisti, di muoversi in un ambiente e renderlo più chiaro, quindi far vedere come interagiscono con il ponte stesso. Quindi lo studio a matita, a storyboard, è stato questo, in realtà, quindi che era veramente un'inquadratura diversa da quella precedente. Quindi inquadriamo dal basso il baratro, l'inizio del ponte, e i personaggi che proseguono in avanti. In questa maniera, quindi abbiamo personaggio, personaggio e altri personaggi, e questo è il ponte. Come potete vedere, è uno schizzo veramente veloce. Infatti, lo scopo dello storyboard, così come quello dei thumbnail, è quello soprattutto di bloccare le masse, far capire lo spazio che viene utilizzato all'interno della vignetta. E tendenzialmente, questo scopo, lo scopo di bloccare le masse, è di far vedere quanto spazio avanza nella vignetta. Essendoci dei dialoghi in questa vignetta, era necessario per me calcolare lo spazio delle masse per vedere se i balloon potessero entrare nella vignetta stessa. In questo caso i balloon poi sono entrati tranquillamente, quindi non c'era problema, però l'ho un po' riaggiustato in un paio di occasioni. Infatti, questo è stato un passaggio successivo, dove cerco anche di far recitare i personaggi in una maniera più consona al carattere del personaggio stesso. Tutti i personaggi qui, ovviamente, hanno una personalità ben espressa nella sceneggiatura. E tutto qui è necessario mostrarla solo con degli atteggiamenti. Io già da qua posso percepire che questa persona che si guarda indietro, che sarebbe sempre lei, è una persona molto attenta e combattiva. Questa è una persona abbastanza scanzonata, visto che prosegue in una modalità abbastanza sbeffarda sopra il ponte. E poi abbiamo una ragazza che è più prende il comando comunque, nonostante sia più piccolina. A far vedere la matita, alla fine, mantenendo questa storyboard precedente, la matita è stata questa, con della definizione delle masse un po' di più, ma io le matite le uso proprio come un passaggio intermedio tra lo storyboard e la china, perché mi servono ormai poche definizioni per poter poi permettermi di inchiostrare abbastanza rapidamente. Quindi sì, le mie matite non sono un bel vedere, abbiate pazienza. L'ultima matita, e questa poi alla fine è stata la china. E abbiamo la tavola con i personaggi che attraversano, con interazione dei personaggi qui alla fine, eccetera, eccetera. La cosa più importante è soprattutto che i personaggi anche in questo caso vadano da sinistra verso destra, in maniera tale che si ponga l'attenzione al fatto che come se i personaggi uscissero dalla tavola, e l'ho fatto apposta per mantenere il senso di lettura tipico del europeo, italiano, americano. Lo stile di lettura americano, appunto, come il nostro, è da sinistra verso destra, quindi tendenzialmente se qualcosa vuole essere in movimento maggiore, dovrebbe appunto mantenere questo movimento da sinistra verso destra. Infatti, qua le moto vanno in questa direzione, qua si va dritto per dritto e va bene, però cerco sempre di mantenere, se posso, questa direzione qui per tutta la tavola. Infine, ve la mostro colorata da Ilaria Chiocca, perché comunque è fondamentale ovviamente anche la comunicazione con il colorista, soprattutto se si è un lavoro di squadra, accettabile. Io sono fortunato perché io e Ilaria comunichiamo costantemente, mi ha dato anche una mano nella creazione di queste tavole a suo tempo a livello di storyboard, perché è importante anche fare brainstorming se si ha la possibilità per discutere sulla scelta delle inquadrature. E infatti alcuni dei cambiamenti che ho fatto vedere precedentemente rispetto a questa mia bozza iniziale sono stati anche proposti da lei.
E se avete notato, poi gli inchiostri io li faccio su diversi livelli. Perché questa cosa? Perché in questa maniera permetto ad Ilaria di avere maggiore controllo, essendo un file digitale, sulla colorazione. E quindi se lei ha diversi livelli, le è più facile colorare eventualmente la line art di un livello perché ha un maggiore effetto di profondità, come infatti è successo in questo caso qui. Vedete, creando un livello a parte le è stato possibile colorare rapidamente. Questa è la tavola completa a livello di colorazione, una cosa abbastanza diversa dall'impatto che c'è col bianco e nero, però è un impatto ovviamente studiato a tavolino già a precedenza. Infatti, in questa maniera, con questa colorazione, si percepisce subito la foresta come un elemento colorato in maniera diversa e quindi non si può non vedere, e mantenendo lo stesso colore gli si dà comunque importanza anche nelle vignette successive. Quindi è importante, quando si va a fare una tavola, non solo ragionare da sinistra a destra, dall'alto verso il basso, dare risalto ai personaggi, dare risalto all'ambientazione se necessario, in base a quello che dice lo script, o ricreare informazioni sull'apposizionamento dei personaggi. Ah, è importante cercare anche di poter comunicare con i colori se ce n'è la possibilità. Avendo io questa fortuna di collaborare a stretto contatto con la mia colorista, l'abbiamo ragionato insieme su come portare avanti questa tavola. Infine abbiamo anche l'altra tavola, e vi leggerò al volo lo script anche qui. Quindi abbiate un attimo di pazienza e cercherò di essere un po' rapido perché il tempo previsto per le domande e risposte è tendenzialmente di un quarto d'ora. Quindi abbiamo circa un quarto d'ora, 20 minuti per spiegare quest'altra tavola, cercherò di essere veloce. Allora, la pagina successiva, anche qui sono 5 vignette secondo la sceneggiatura. Dice in vignetta 1, dal nostro lato del ponte, quindi quello dove le ragazze sono appena entrate, Birdie, che è una delle protagoniste, reagisce ad un suono distante di un urlo che proviene dal lato opposto del ponte stesso. Dietro di lei vediamo bene Mary che completa la frase di Birdie. Avete sentito? Sembrava tipo un urlo, dice Mary. Vignetta 2, Cesarian, la ragazza, quella più giovane, prende il binocolo per osservare la traccia del lungo ponte. Leslie, che sarebbe quella che ha notato il pericolo nella pagina precedente, guarda dietro di sé di nuovo e vede ancora i Kranken, che sarebbero appunto questi, esseri sadomaso, diciamo, che si stanno radunando all'ingresso del ponte. In vignetta 3, i Kranken stanno appunto circondando l'ingresso del ponte e cercano di capire come poterlo attraversare con le loro forme e i loro tacchi a spillo. Il Kranken più grande, il generale, è maggiormente visibile ed è uno dei pochi senza una gag ball, gli altri hanno tutte le gag ball che copre la bocca. La sua bocca mostra dei denti appuntiti. In vignetta 4 il generale prende un capo della corda del ponte e se lo mette tra i denti appuntiti. In vignetta 5 Birdy urla per dire correte. Allora, come ho ragionato? Inizialmente questa è l'inquadratura che ho fatto seguendo questo storyboard. Tenete presente che ovviamente creare uno storyboard, un thumbnail, quello che volete da una sceneggiatura non è ovviamente una scienza, è estremamente soggettivo, quindi io ragiono a modo mio, ma è ovvio che ci siano tantissime altre maniere per poter ragionare su una tavola, su come costruire una tavola. E il mio metodo in questo caso, siccome in questa tavola qui terminavo mostrando i personaggi che camminavano e che iniziavano a camminare sul ponte, avevo pensato di far vedere i personaggi che appunto sono a metà del ponte, inquadrandoli leggermente dall'alto in un'inquadratura abbastanza descrittiva. Dopodiché ho diviso la tavola in 6 vignette invece che in 5, come era proposto dalla sceneggiatura stessa, perché ho voluto spezzare le azioni della sceneggiatura, perché qua in sceneggiatura abbiamo vignetta 2, Cesare prende il binocolo, che è questa che ho disegnato, quindi vediamo proprio un laterale della persona in maniera tale che vediamo che prende il binocolo per osservare di fronte a lei. Lo scopo non è far vedere quello che vede lei, perché non vogliamo vederlo ora come ora, visto che ci basiamo su quello che dicono per capirlo anche noi. E quindi non voglio inquadrare di fronte, quindi inquadrerò lei laterale in maniera tale che non percepisco cosa vede, lasciando sempre il discorso all'immaginazione del lettore. E la vignetta 3, qui si vedevano bene i Kranken. Il problema è che c'è un'altra azione qua nella vignetta 2, ovvero Leslie che guarda dietro di sé e vede i Kranken. Ora, visivamente mi era complicato far vedere lei che prende il binocolo e poi Leslie che guarda i Kranken dietro, ovvero è fattibile mettendo un'inquadratura frontale esattamente come questa e mettendo davanti Cesarian con il binocolo che guarda verso di noi.
Solo che l'azione sarebbe stata spezzettata e non si sarebbe capito a cosa dare importanza. E in questo caso entrambe le azioni sono fondamentali, ovvero lei che prende il binocolo e parla di ciò che vede, dice ciò che vede, e l'altra azione è l'altra ragazza che avvisa del pericolo di quelli che si stanno radunando all'ingresso del ponte. Quindi due azioni fondamentali per me richiedono due vignette separate, in maniera tale che non si possa creare confusione. A maggior ragione considerando che, come abbiamo visto nella pagina precedente, metto quella a colori che è più chiara, questa che è quella che avvisa del pericolo è anche l'ultima in coda, mentre lei è quella che è in davanti a tutti, quindi avrei dovuto, per far vedere lei col binocolo frontale, avrei dovuto far vedere anche le facce di tutti gli altri che sono sul ponte in fila prima di arrivare a lei che indica il pericolo. E ciò avrebbe portato a una confusione del lettore, perché gli altri personaggi in questo momento non erano necessari per l'interazione dell'azione. Quindi, come risolvere il problema? Ho tagliato in due vignette. Infine, nell'ultima vignetta vediamo i Kraken che stanno all'ingresso del ponte, mentre gli altri nostri eroi si stanno allontanando in questa maniera. Questi blu sono i Kraken, visti di spalle. Quindi poi vediamo il generale che prende la corda, inizia a morderla e le ragazze si spaventano e dicono: "Cavolo, correte". Ok? Questo è il ragionamento che ho fatto all'inizio. Dopo varie discussioni, ovviamente, ci sono state delle scelte finali diverse. E perché? Perché appunto questo è un thumbnail che io faccio all'inizio per capire come vorrei circa fare la tavola, ma tende ad essere anche diversa la scelta finale, magari eventualmente, proprio perché ci ragiono di più e faccio molti altri schizzi che in questo caso non potrete vedere qua perché tendo a cancellarli spesso e volentieri. Per esempio qua c'era qualche correzione, ma sulla tavola precedente che avevo fatto nei thumbnail, ma sono sempre correzioni che sono solo per me e quindi sono impossibili da far capire a un utente esterno. Quindi, ragionando in questa maniera, ho portato qui l'attenzione e ho pensato a come ragionarla. Ora, potete vedere che c'è già un bel casino di immagini, che appunto io parto da questi schizzi così ingarbugliati che sarebbero il thumbnail portato a un livello più alto, più grande. E cerco di ragionarci nuovamente. E alla fine ho deciso, grazie all'aiuto anche al consiglio di Ilaria, aspettate che chiudo questo perché adesso non è più necessario, di spostare questa vignetta qui e farla proprio sopra tutta la tavola, in maniera tale da creare una scena visivamente interessante per il lettore, per non farlo annoiare, ma che fosse al contempo descrittiva di tutta la scena. Quindi, come risolvere una inquadratura del genere? Con questo storyboard abbastanza incasinato, che adesso appunto sembrerà solo un gran macello, però se potete vedere la prima vignetta in realtà l'ho risolta in questa maniera, ovvero inquadrando dall'alto tutte le PBW che stanno camminando e attraversano con il ponte virtualmente anche la narrazione della tavola stessa. È un discorso abbastanza complesso in questa tavola principale, però ho deciso di prendere questa proprio perché sono delle tavole dove ho avuto delle soluzioni un po' diverse, dove ho applicato delle soluzioni un po' diverse da quelle che generalmente applico, che hanno una narrazione più standard. Proprio perché parliamo di eventuali possibilità con la narrazione, ricordiamoci che il fumetto è appunto un medium che ti permette, di poter lavorare su tantissimi livelli, e quindi non costa niente creare degli effetti leggermente diversi che possono comunque essere di impatto visivo verso il lettore. Quindi in questa maniera io ho creato il ponte con tutte le anatomie dei personaggi, questa è la matita, potete vedere che ci sono appunto vari sketch, vari passaggi che ho fatto per costruire anche l'anatomia dei personaggi. E infine siamo arrivati appunto a questa vignetta qui. Lo scopo di questa inquadratura è far vedere soprattutto il posizionamento anche di tutti i personaggi sul ponte in un modo molto chiaro, perché già così vediamo anche l'atteggiamento dei personaggi. Mentre nell'inquadratura così, un po' più frontale, avremmo avuto il problema che lo spazio sarebbe stato limitato e che un personaggio avrebbe coperto l'altro, in questa maniera ogni personaggio ha il suo spazio e possiamo percepire tranquillamente.
Quindi abbiamo la ragazzina che fuma, tra parentesi, che in realtà avrebbe tipo 90 anni, ma questo non importa adesso, che sta camminando davanti a tutti, sicura del proprio passo, la ragazza, quell'altra spavalda che la segue quasi correndo, e questo è il personaggio che nota l'urlo, infatti cerca di sporgersi un pochettino per cercare di vedere in lontananza, ma non ci vede perché il ponte è veramente, veramente lungo, tanto che questa qui dovrà prendere il binocolo. E poi segue chi completa la frase, mentre nel frattempo dietro abbiamo la persona che ancora sta controllando i kraken che si stanno avvicinando all'ingresso del ponte. Forte di questa struttura narrativa, ho ragionato un pochettino su come strutturare le altre vignette. Allora, le altre vignette sono appunto mantenendo quel discorso che ho fatto in precedenza. Qua abbiamo il personaggio che prende il binocolo e guarda davanti, strutturato così a livello di storyboard. Credo che accelererò un poco perché in teoria ho solo 10 minuti, quindi cercherò di essere più veloce solo con la china. Scusate. Eccoci qua. In questa maniera il ponte rimane sospeso sopra comunque la vignetta, in maniera tale che comunque non vada a coprire degli elementi fondamentali della vignetta stessa. Lo scopo è ovviamente non creare confusione. Aspettate un attimo che mi sono perso un piccolo file. A posto, no, ero confuso io. Allora, il ponte qui lo vedete disegnato male, soprattutto perché poi verrà coperto dalle altre vignette, perché è importante in questo momento far vedere che il ponte è su queste altre vignette e sinteticamente simbolizza il passaggio da una parte all'altra e soprattutto in queste vignette vediamo interagire. Infatti, parlando con lo sceneggiatore, si è creato anche uno scambio di battute da una parte all'altra in maniera tale che si riuscisse a leggere chiaramente prima le battute sul ponte e poi le battute da quest'altra parte. Infatti, il lettering, che purtroppo non posso mostrarvi in questo webinar, segue un movimento molto chiaro. Infatti, il primo balloon è posizionato qui. Aspettate che faccio un livello così si vede bene. Quindi il primo balloon è posizionato qui con lei che parla e poi segue il balloon di quest'altra persona, seguito da quest'altra, e ci sono tutti loro che parlano mentre prosegue, loro che parlano così, e poi da qui si percepisce che prosegue qua. Poi purtroppo adesso mi manca la tavola, quella finale, se no ve la mostrerei anche perché c'era un ottimo senso di lettura. Abbiamo discusso la posizione dei balloon anche con Letterer. È stata una tavola molto complicata questa, ma ha dato tantissima soddisfazione poi nel finale. Infine, le altre vignette le abbiamo mostrate in questa maniera. Qui praticamente si vede lei che si gira ed inquadra gli avversari che si stanno accumulando davanti al ponte con un'inquadratura frontale, proprio perché è necessario far vedere i personaggi. Tendenzialmente, siccome manteniamo il discorso da sinistra verso destra del senso di lettura, in questa maniera qua, allora avrebbe avuto più senso far vedere i personaggi da questo lato qui e lei da quest'altro lato, in maniera tale che prima si vedeva, si possa notare il pericolo e poi si noti il personaggio che parla. In certe occasioni è necessario però fare un qualcosa di diverso. Perché fare un qualcosa di diverso e perché invertire? Perché dipende chi parla prima. In questo momento il balloon che dice Leslie è ciò che introduce i malvagi. Quindi per il lettore è necessario che ci sia prima il balloon, ed essendoci prima il balloon, allora il posizionamento sarà circa questo. Quindi parlerà prima lei, dopo che abbiamo letto, passerà del tempo finché il nostro sguardo si volga verso destra e veda il pericolo che lei qua annuncia. C'è sempre un discorso da tenere presente che non è sufficiente avere i personaggi che sono da sinistra a destra, se è possibile, o far vedere i personaggi in un certo posizionamento rispetto agli altri, ma c'è proprio importante anche capire il posizionamento del testo stesso e come interagisce. Perché il fumetto è un medium particolare dove il balloon richiede tempo e quindi anche in una scena molto lunga come questa, posizionando i balloon in maniera diversa, io creo del tempo al lettore in maniera tale che lui leggendolo ci perde del tempo. Quindi teoricamente, anche se tutto si svolge nello stesso attimo, in pratica questo attimo noi lo leggiamo in 10-15 secondi. Quindi con una sola immagine fisica che dovrebbe
in teoria sintetizzare un secondo, in realtà noi sintetizziamo ben 15 secondi. E quindi, percependo il senso di lettura, è fondamentale anche ragionare le inquadrature in base al posizionamento del testo, perché leggere il testo prima di una situazione visiva permette di introdurre quella situazione visiva se necessario, o viceversa, il disegno può accompagnare la soluzione letterata prima che arrivi il lettering stesso, per introdurre il lettering, al viceversa, al contrario. In questa maniera, senza che vi faccio vedere la matita, perché comunque non è qualcosa di estremamente ben definito, vabbè, ve la mostro comunque, giusto per parlare, qualcosa del genere. Questo è stato il passaggio intermedio della matita. E questa è stata la vignetta finale. Notate che il ponte continua a stare in alto sopra la vignetta, ovviamente strutturato in maniera tale che nel lato sinistro di queste vignette non ci sia nulla di importante, e in maniera tale che la lettura scorra tranquillamente e non sia del traccio questo esempio visivo. Nella vignetta 4 abbiamo i kraken che stanno sul ponte. Ora, inizialmente ho ragionato appunto per far vedere i kraken di spalle sul ponte, vi ricordate questo discorso? Il problema è che nella sceneggiatura dobbiamo far vedere anche i denti di uno di questi personaggi, mentre osservano possibilmente la corda che tiene il ponte. Quindi, in realtà, questa inquadratura, che per me inizialmente aveva senso perché collegava i nemici alle protagoniste, visivamente non poneva l'attenzione sugli elementi che erano stati descritti in sceneggiatura. Quindi, ragionandola diversamente, ho deciso di inquadrare dal basso e far vedere la base del ponte, e cercando di dare slancio al generale, che è il nemico principale di questo gruppo di avversari, e quindi rendendolo con un'inquadratura imponente, una forma triangolare. Quindi ho creato un'inquadratura dove al limite qui c'era il protagonista principale, quindi era subito a destra del ponte, non in traccia di nuova visione, e vediamo anche l'ingresso del ponte. Quindi, percependo, seguendo questa regola, questa è stata l'inquadratura più precisa a livello di matita, e infine abbiamo la china. Ora, i protagonisti sono tanti, gli avversari, quindi è fondamentale disegnarli tutti, ma è importante far capire che ci siano, e quindi il ponte può tranquillamente passare sopra questi personaggi perché non sono visivamente importanti. Il loro scopo è di far massa, e la sensazione di massa mi si può creare anche creando dei corpi tagliati dal ponte. Ora, se io avessi voluto dare loro importanza, avrei dovuto mettere delle teste qui in mezzo, però mi avrebbero appunto distratto da questa posizione del ponte stesso, e avrei portato il lettore a guardare molto qua a sinistra. Invece, in questa maniera, voi percepite qua solo come delle chiazze di nero e neanche vi fermate, e quindi continuate tranquillamente la lettura da sinistra, cioè dall'alto verso il basso, e nel frattempo seguite tranquillamente questa scena come quasi in contemporanea. Infine, ovviamente, il generale non ha degli occhi, strettamente parlando, perché ha delle lenti, quindi non posso indicare le pupille, ma sta guardando la corda del ponte. Visto che siamo quasi a fine del mio tempo, mi sbrigherò e vi aggiungo quindi la vignetta 5 e 6, che sono questa e questa. Qui abbiamo in quest'ultima vignetta lui che afferra con i denti la corda, con lo scopo ovviamente di romperla, e qui il personaggio che stava osservando il movimento dei personaggi, dei malvagi dietro, urla, rivolta più verso il lettore in questo caso, tipo scappate, correte via. Lo scopo è proprio di questa inquadratura, è far vedere che lei è girata virtualmente come se guardasse loro. Però in pratica questo è un avvertimento al lettore in questo momento, perché guarda verso di noi. Quindi lo scopo di questa inquadratura era proprio quella di rendere il lettore partecipe con fuggite, sciocchi, qualcosa del genere, no? Per fare una citazione. E questo è quanto. Qui c'è anche stato un altro cambiamento rispetto alla sceneggiatura iniziale, perché la sceneggiatura prevedeva che a fare questo urlo fosse un altro personaggio, ovvero questo qui. Il problema è che questo personaggio in realtà era maggiormente concentrato su quello che accadeva di fronte al ponte, di fronte a loro, quello che poi la ragazza osserva con il binocolo. Quindi, per questo motivo, ho deciso, sempre consultandomi con lo sceneggiatore, di far parlare quest'altro personaggio, che era invece quello che osservava la situazione degli avversari che si stavano avvicinando. È fondamentale, se si ha la possibilità, quella di poter sempre collaborare come se si fosse un team.
con il proprio scrittore, con il proprio colorista e magari anche con il lettering in questo caso, perché è importante poter guidare il lettore su più punti di vista. Infine, vi mostro la tavola colorata per mantenere questo discorso che abbiamo fatto precedentemente. Visto che l'attenzione appunto deve posarsi qua sui Kranken, questa è stata, Leslie è stata posta maggiormente in ombra, i personaggi sopra scavalcano le vignette in questa maniera e poi le ultime due vignette sono in modalità più modali, proprio per creare una sensazione di tensione e di paura rispetto a ciò che sta per capitare, qualcosa di forte e angoscioso. Con questo spero che questa lezione possa esservi stata utile. Mi rendo conto che sono tantissimi argomenti trattati estremamente rapidamente, però il tempo a disposizione è poco. La cosa che mi è stata richiesta è mostrare come ragiono con delle tavole. Io spero che questi ragionamenti che faccio durante la creazione di una tavola possano esservi utili come linee guida per creare delle tavole poi voi stessi. La lezione è probabilmente di un livello abbastanza avanzato, intermedio. Però è complicato fare mostrare come ragiono su delle tavole più basiche, che fondamentalmente non le faccio più, scusate. E quindi io vi auguro un buon proseguimento e passerei la palla a Robson con le domande se ci sono. Grazie. Grazie mille Fabio per la lezione, per condividere un po' della tua arte con noi stasera. E vorrei chiederti prima, da dove viene la tua ispirazione per il tuo lavoro? È una bella domanda. Ho iniziato leggendo tantissimo Disney in realtà, quindi anche se non si dice, in realtà, non si potrebbe dire da queste tavole, sono un grandissimo appassionato della Disney e del lavoro di Giorgio Cavazzano e Massimo De Vita e ho letto tantissimi Topolino. Dopodiché, poi pian piano mi sono avvicinato ai fumetti americani di supereroi e al manga. In realtà poi adesso leggo veramente di tutto, tendenzialmente quasi più manga che altro. Però i grandissimi autori per me sono sempre Giorgio Cavazzano e Massimo De Vita per quanto riguarda il ragionamento del movimento della china. Infatti, io cerco possibilmente di essere molto modulato nell'inchiostrazione, anche se questo stile adesso si è abbastanza evoluto. Diciamo, sono partito da un discorso molto disneyano per poi andare a disegnare i muscolacci dei supereroi, tendenzialmente, con stili un po' più americani. Seguendo, che so, J.G. Jones, l'incrostazione di Mark Morales e cose del genere. Ah, tu hai un manga preferito? Perché a me piacciono molto i manga. Sono cresciuto tantissimo. Allora, il manga che ho letto ovviamente più di tutti, tanto che possedevo anche un sito anni fa, era dedicato al manga stesso, era quello a Dragon Ball, ovviamente, perché comunque è il manga della mia generazione. Attualmente mi sta piacendo molto Jujutsu Kaisen. Comunque tendenzialmente vado per gli shonen, mettiamola così, classici shonen. Magari non classici classici, perché adesso solo le botte un po' mi annoiano. Tendo qualcosa con un po' di psicologico in mezzo, se posso. Chainsaw Man è interessante. Sì, e che referenze usi per creare la tua arte? Altre referenze? Reference a livello sempre di autori o a livello di fumetti che leggo, cose del Sì, genere? fumetti, autori, forse anche tecniche che ti hanno ispirato. Allora, a livello di tecniche, dopo essermi mosso dall'incrostazione, quella più modulata, che comunque in queste tavole cerco di mantenere, a livello di tecniche ho guardato tantissimo le incrostazioni più sporche e in base ai lavori che faccio cambio anche molto stile. Quindi il vuoto bellissimo di avere tantissimi autori e in questo momento dimenticarseli tutti. abbiate pazienza un secondo. sono partito ovviamente anche con gli argentini per quanto riguarda l'inchiostrazione, quindi Eric Breccia, Muñoz, mentre per quanto riguarda gli italiani, Mastantuono sicuramente anche, tantissimo Mastantuono. I fumetti che mi hanno formato di più, in realtà, vogliamo fare un esempio, in realtà sono i Batman, ma non il Batman canonico, ma i Batman Black and White, dove ci sono tantissimi autori famosi che hanno fatto delle storie brevi e ci sono tantissimi stili e alcuni mi sono a suo tempo studiati, ho studiati, ho
tentato di approcciarmi a questi stili. Per esempio, ci sono anche delle bellissime tavole di Eric Breccia con dei tratti molto forti che spesso vado a riguardare. Però sono direzioni totalmente diverse rispetto a quelle in cui mi sto muovendo in questo momento, ma più per una questione di lavoro che mi è capitato, perché in base al lavoro che mi capita, io modifico il mio stile per cercare di adeguarmi a quello che secondo me è il modo migliore per raccontare una storia. In certi fumetti che ho fatto anche molto noir, ho cercato di rifarmi invece a delle atmosfere tipiche argentine, pulp, tra virgolette. Che ne so, per esempio, Edoardo Risso e Carlo Strillo sono stati dei maestri che mi hanno sempre posto attenzione sul pulp, no? Per esempio. Bene, ho una domanda qui da Francesca Deodati. Lei dice: nella prima tavola, dalla prima idea, della prima vignetta alla versione finale, c'è un salto assurdo. Hai avuto un'illuminazione improvvisa? Sei stato ispirato da qualcosa che hai visto nel periodo mentre lavoravi a queste tavole? Oppure l'evoluzione è stata frutto di un processo di brainstorming? In questo caso specifico, in realtà cercavo un qualcosa che potesse essere molto molto dinamico, come stavo dicendo prima, mentre ragionavo sull'inquadratura. E per cercare di essere dinamico, io ho ragionato, faccio uno schemino al volo sopra, con un po' di grigio, abbiate pazienza. Ho cercato qualcosa che potesse puntare, visto che l'inquadratura era dal basso, qualcosa che potesse creare una forma di triangolo quasi, tra virgolette. Quindi la mia idea era creare una sorta di mega freccia che portasse da sinistra e destra verso questa parte della lettura. E quindi ragionando così, inizialmente ho provato anche a mettere la moto in questa posizione così, però non mi funzionava, mi sembrava anche troppo piccola o troppo grossa e alla fine veniva tagliata. E si creava comunque troppa importanza su questa moto rispetto alla foresta. Quindi ho pensato di creare invece un ragionamento diverso dove si creasse comunque virtualmente questa freccia, ma si desse poi importanza alla foresta, che infatti poi passa proprio sotto quasi alla ruota della moto. Ed è tutto qua, un frutto di un ragionamento. Grazie della risposta. C'è anche una domanda da Ilaria Chiocca. La tua narrazione è stata influenzata anche da lavori di altri attori? Lei può sapere. Beh, sì, tantissimi altri autori in realtà. Ho una libreria abbastanza immensa, perché leggo fumetti da quando avevo più o meno 10 anni, adesso ne ho 37 e ho letto veramente una quantità incredibile di roba. Diciamo, ultimamente gli autori che mi piacciono tantissimo a livello di narrazione, che stanno facendo un buon mix tra influenze argentine e americane, e anche manga, ci sono James Harren e Sean Gordon Murphy. Attualmente loro sono i due autori che a livello narrativo riescono, secondo me, a fare un buon mix di tutte le visioni. Anche Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson è più sul lato verso più il manga, è quasi un misto di manga americano, però le ha le chine comunque molto sporche e forti, ed è una direzione che sarebbe per me divertente intraprendere. Tocca vedere se riuscirò a poterlo fare con altri progetti. Questo non è sicuramente il progetto più adeguato per questa cosa. Bene, grazie. E abbiamo ancora una domanda da Laura Spiannelli. Lei vuole sapere perché lasciare i livelli di china permette al colorista di essere più preciso? Sì, faccio Precisa, vedere il non ho mio sito. compreso questo passaggio. Ho capito io, non ti preoccupare, spiego bene. Praticamente io ho diviso in più livelli l'inchiostrazione, come ho mostrato precedentemente. Perché l'aiuta? Perché diciamo, il colorista può colorare la line art senza dover perdere tantissimo tempo a selezionare il tutto da un unico livello di inchiostrazione. Quindi è una sorta di cortesia che io faccio, ma che permette poi al colorista di essere più veloce e allo stesso tempo di poter giocare con la diversa opacità dei livelli senza aver paura che si vada a degli elementi vadano a combaciarsi in maniera sbagliata. Facciamo un esempio tipo qua, il livello 4. Infatti ho fatto un livello del primo piano soltanto con il personaggio e poi il livello dello sfondo.
Alla stessa maniera, io ho cercato di fare un discorso del genere nella vignetta qua, vignetta 2, dove abbiamo tre livelli, che sarebbero appunto i tre livelli dell'inquadratura, mettiamola così. Quindi abbiamo la parte del ponte, che è un livello, poi il lato dove arrivano le moto, e infine il lato dello sfondo. Infatti la colorazione è qualcosa del genere che ha aiutato. Ora, col senno di poi e dopo un anno e mezzo di esperienza che ho con Ilaria, che è la mia colorista, vi dico che avrei dovuto fare come livello a parte anche il livello del fumo, perché quasi è impazzita a scontornarlo, perché dividere questo colore qui dalla china delle ruote è fastidioso e fa perdere un sacco di tempo. Mentre a farlo io direttamente a china, tutto sommato, non è sta gran fatica per me, è solo una questione di attenzione. Quindi se avessi invece di fare tre livelli qui, che sarebbe appunto ponte, moto e sfondo degli alberi, avrei dovuto fare un quarto livello con il fumo per permettere poi un maggiore aiuto, insomma. Questo discorso vale per tutte le vignette che ho fatto, fondamentalmente, comunque. Ho ancora una domanda da Riccardo Randazzo. Lui vuole sapere se tu utilizzi mai linee cinetiche, le trovi utili, credi siano di moda o ormai passate? Capita che le utilizzi, ma le utilizzo non troppissimo. In questa tavola in realtà c'è un esempio. Però forse è praticamente l'unica tavola di tutto il fumetto dove c'è questo esempio. L'unica vignetta. Forse ce n'è un'altra in tutto il fumetto. Comunque le utilizzo molto raramente in situazioni particolari. Secondo me sono utili in determinate situazioni perché danno ormai nel visivo, nell'immaginario collettivo una visione dinamica abbastanza forte ed è associabile ad un movimento rapidamente. In questa maniera, solo con le linee cinetiche, io ho potuto far capire che c'era uno stratturamento della faccia mentre mangia le corde, ma non ho dovuto disegnare tutto il corpo, quindi ho potuto concentrarmi solo sulla faccia e sulla corda, e con le linee cinetiche mi sono potuto permettere di non disegnare il resto perché le linee cinetiche hanno portato il dinamismo della scena. Quindi in realtà secondo me sono utili, ma nel fumetto nostrano, secondo me, vanno usate moderatamente perché tendono a essere anche molto ri facilmente ripetitive, e quindi se usate troppo spesso tendono a perdere questo effetto dinamico. Nella mia esperienza, nella mia opinione, poi ovviamente è soggettiva, quindi opinabile, discutibile, tutto quello che volete. Bene, c'è un commentario qui da Federica Ghisalberti, non è una domanda, ma lei dice che è stata davvero utilissima la tua lezione. Non ho delle vere domande perché mi è sembrato davvero tutto molto chiaro, è stato interessante vedere il ragionamento dietro ogni cambiamento di vignette, anche vignette che mi sembravano già perfette in partenza. Ok, sono contento, grazie. Beh, c'è una domanda qui, credo che tu abbia già risposto in un senso, non so se vorresti aggiungere qualcosa. C'è una domanda qua che ti chiede sul tuo percorso. La domanda è, per raggiungere questo stile, che iter artistico hai percorso? Mi piace davvero molto, essendo umoristico e americano allo stesso tempo, quali sono i tuoi punti di riferimento? Per certi versi, in realtà, infatti, ho già risposto. Se vogliamo parlare di percorso accademico, posso dire che comunque, avendo letto ovviamente, diciamo, Disney, americano e manga, ho una grandissima confusione in testa e ci ho messo un bel po' per cercare di capire come evolvermi. In realtà non lo sono ancora sicuro se questa sia l'evoluzione finale o meno. Posso dire che aver frequentato la scuola di fumetto mi ha fatto conoscere ancora altri stili, buttando altra roba nel calderone e creandomi ancora più confusione. E assurdamente solo recentemente, dopo tantissime chiacchiere con altri professionisti, ho capito dove tentare di evolvermi in questo momento, che direzione prendere. Però è un processo dove praticamente mi sono fatto vedere il portfolio e le tavole da tantissimi professionisti che fanno stili diversi dal mio. E ho cercato di capire, grazie alle critiche di persone che sono ben lontane da questo stile, quali potessero essere le cose che in realtà sono forti e piacciono comunque, nonostante questo sia uno stile appunto particolare. E quindi ho cercato pian piano di limare e organizzare ciò che secondo loro erano i punti di forza, e anche secondo me, per creare uno stile un po' più personale, anche se, detto
diciamo, a me piace parecchio, mi diverto tantissimo a disegnare così. Non so se si può definire personale in questo momento, diciamo che è il modo in cui disegno, ecco, tutto lì. Va bene, c'è ancora un'altra, diciamo che un'ultima domanda dei partecipanti. E lui ti ringrazia per la live e anche al resto del team. E la sua domanda in breve è: lui vuol sapere, o lei, quale consiglio o esercizio per velocizzare il disegno e rendere più sicuro il tratto? Per velocizzare il disegno, l'unico esercizio vero che puoi fare, a parte disegnare dalla mattina alla sera, quello è purtroppo inevitabile, c'è il discorso di prendere reference. Nel senso, io stesso ho sempre pensato all'inizio che non fosse quasi corretto, per una sorta di onore sbagliato, non fare foto e cose del genere. In realtà fare foto, cercare delle foto online, cercare dei riferimenti, per ogni cosa è necessaria e permette, di aiutare tantissimo nella velocizzazione. Piuttosto che perdere tempo a immaginare da sola come una persona dovrebbe essere in una certa posizione, mettiti te in quella posizione e fatti fare una foto più o meno in quell'angolo. Non che tu debba ricalcarla, ma ti può dare semplicemente l'idea necessaria su come si muove il tuo corpo e per poterlo disegnare anche più rapidamente. Quindi il succo è tantissimo esercizio, disegnare tantissimo e tante reference. Questa è l'unica maniera per velocizzare, secondo me. Grazie ancora una volta di aver risposto. E una domanda che non può mancare. Cosa ti piace di più su Clip Studio Paint? La funzione storia. La funzione storia che ho mostrato all'inizio mi ha veramente svoltato il processo lavorativo perché mi permette di visionare tutte le tavole in sequenza e rapidamente, e se ci sono dei cambiamenti su magari il formato, perché è capitato che io abbia fatto un fumetto e poi ho dovuto pubblicarlo in un'altra edizione, in un altro formato, con un semplice clic tutte le tavole della storia si aggiornano a un nuovo formato, che è una cosa che mi ha salvato la vita un poco, insomma. Quindi quella funzione per me è necessaria. Allora, questa è stata l'ultima domanda. Vorremmo ringraziare l'artista Fabio Ramacci per accettare l'invito per presentare questo webinar, per darci questa lezione. Grazie a Mario per aiutare in backstage e grazie ancora a tutti quanti per aver registrato e per seguirci. È stato stupendo e sono sicuro che abbiamo imparato un sacco. Grazie mille Mauro e Fabio. Grazie. Grazie a tutti. Beh, vi aspettiamo nei prossimi eventi e vi preghiamo di seguire Graphelix, Clip Studio Paint e Wacom nei social. Se volete saperne più sul lavoro e la carriera di Fabio, potete anche seguirlo. Grazie mille e buona serata a tutti.